Dell'edizione 2023 di Un'estate da re. Abbiamo con noi la direttrice della Reggia di Caserta, l'architetto Maffei, il sindaco di Caserta Carlo Marino, dall'altro lato il direttore artistico Antonio Marzullo e naturalmente il presidente De Luca. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, ormai consolidati, della programmazione del presidente De Luca, che mi piace ricordare è l'ideatore anche della rassegna, perché nel momento del 2015, ragionando sul futuro del patrimonio borbonico, in modo particolare nel nostro territorio, individua in un grande evento artistico, musicale e culturale uno strumento per portarlo all'attenzione internazionale, e la risposta è stata straordinaria. Abbiamo già decine, centinaia di richieste dall'estero, di persone che hanno intercettato qualcosa del programma, che vogliono venire alla Reggia per godere di questi meravigliosi spettacoli in un luogo dei più incantevoli del mondo. Ci accoglie la comunità di Caserta, che abbiamo visto crescere anche nella qualità urbanistica e dei servizi di accoglienza in questi anni, come sa chi ha frequentato le edizioni precedenti, e quindi con grande piacere do la parola al sindaco di Caserta, Carlo Marino, per il suo saluto introduttivo. No, sorridevo perché già mi aspetto la battuta, qualche altra richiesta che faccio. Cioè, no, ma... Quello non manca mai. Stamattina no. Allora, intanto invece partirei con una parola. Grazie alla Regione Campania, grazie al Presidente De Luca, perché arrivare all'ottava edizione, grazie alla Reggia di Caserta, perché arrivare alla grande ottava edizione della grande musica alla Reggia, di Estate da Re, da quello che è la messa a sistema della grande bellezza della Reggia di Caserta e di quello che lesse all'epoca Luigi Vanvitelli. Quest'anno per noi è ancora più importante perché sono i 250 anni, festeggiamo i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Per noi ci sono tante celebrazioni e qua non è una celebrazione, invece è un grande evento negli eventi, e rispetto a questo ancora di più quest'anno la grande musica. Su questo ringrazio anche il direttore artistico a Scabec, che ci è vicina fortemente. Noi riteniamo importante come città questa iniziativa perché messa a sistema con le altre, facevo la battuta prima ma non era una battuta, con le altre iniziative, sia sotto l'aspetto urbanistico, sia sulle infrastrutture, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto sociale, ma anche le attività sinergiche e anche i bandi che in questo momento sono in campo sul turistico alberghiero, dove tanti operatori del territorio si candidano a essere protagonisti di quello, può mettere a sistema una filiera che costruisca attraverso un grande evento musicale, ma una crescita del PIL sociale ed economico della nostra città. Ecco perché qui per noi è non solo spettacoli, ma è soltanto ed esclusivamente competitività e coesione sociale. Grazie. Grazie al sindaco di Caserta, Carlo Marino, che ha già accennato al fatto che il 13 di luglio la manifestazione comincerà con uno straordinario omaggio a Vanvitelli. Saluto anche Eugenio Ottieri, che ho intervistato in sala ed è a vostra disposizione poi nel post conferenza anche per darvi ulteriori dettagli. Un'intervista impossibile a Carlo Vanvitelli, ma direttrice, nella magia della Reggia non c'è nulla di impossibile, perché questo luogo è stato pensato da Vanvitelli proprio come il luogo della meraviglia e dello straordinario, inteso nel senso più classico e nobile del termine. Grazie, e grazie per questa ottava edizione alla Regione Campania, che oramai è un'iniziativa rodata con la Scabec, però quest'anno assume un sapore particolare, è vero, perché il 13 luglio apriamo con Vanvitelli all'Opera, un'intervista molto musicale e poco possibile tra il grande maestro e Franco Zeffirelli, un'ideazione di Eugenio Ottieri, che ha costruito un appuntamento molto, molto curato, che è dedicato proprio alla cultura di Luigi Vanvitelli, che ricordo non solo un grande ingegno, non solo un grande architetto, ma una cultura umanistica dove la musica era parte integrante del suo modo di essere, tant'è vero che lui non solo conosce gli artisti dell'epoca e dà dei suoi giudizi molto puntuali, ma riesce poi a sviluppare quegli spazi come il meraviglioso teatro di corte. Quindi è l'occasione per ricordare nei 250 anni della morte di Vanvitelli come l'eredità che noi trasmettiamo nel futuro, vivendola nel presente, quindi mai in modo cristallizzato, è opportunità di parlare di linguaggi diversi. Gli interpreti Mariano Rigillo ed Enzo Salamone saranno poi i personaggi con cui questo spettacolo, costruito da Stefano Valanzuolo, darà espressione a quello che vogliamo comunicare. È un anno particolare, in questo quindi ringrazio la Regione Campania, che come due anni fa si mise in gioco per Terremotus, ha colto anche gli elementi che caratterizzano il nostro spazio, non solo un grande monumento, un grande attrattore, tra l'altro i musei dello Stato sono prima di che grandi
grandi attrattori turistici, attrattori culturali per la Regione Campania, però ha voluto inserire in quello che è un momento di grandi personaggi di importanza internazionale anche questo approfondimento dedicato a quelli che sono gli elementi di cultura della nostra Reggia di Caserta, quindi grazie. Grazie di cuore alla direttrice Maffei, mi permetta di complimentare lei, direttrice, e tutto il suo staff per la cura e l'amore con la quale accudite questo luogo meraviglioso. Voglio ricordare che la vendita di biglietti avrà inizio l'8 di giugno, che sarà possibile con il biglietto di ogni singolo spettacolo acquistare Arte Card, ve la raccomando perché è la card gestita dalla SCAB che permette di visitare per un anno intero tutti i monumenti con un prezzo iper contenuto, e ci sarà anche una scontistica per chi acquista il biglietto di un'estate d'aria per la Reggia di Caserta. Dal 21 giugno, giornata della festa della musica, cominciano le visite guidate. Salutiamo anche in sala il presidente della SCAB, Leo Annunziata, e il direttore generale Luigi Riccio, l'ufficio stampa di Gianluca Durante per tutte le esigenze di accredito di intervista, e Giuseppe Ariano, il direttore marketing e comunicazione, ricorda proprio quanto sia importante questo aspetto sinergico di integrazione tra l'evento Un'estate da Re e la Reggia di Caserta. Direttore Marzullo, tocca a lei alzare definitivamente il sipario, anche se annuncio già il sipario sull'ultimo spettacolo si alzerà fino a un certo punto, perché una sorpresa l'abbiamo voluta lasciare in sospeso. Gustav Mahler, direttore, diceva che la tradizione è custodire il fuoco e non adorare le ceneri. Mi pare che il programma che lei ogni anno ci propone, con la sinergia e le indicazioni della Regione Campania e del Presidente De Luca, davvero rispetti questa frase di Mahler che a me piace tantissimo. A lei la parola. Sì, buongiorno a tutti. Sicuramente l'ultimo spettacolo sarà uno spettacolo di grandissima attesa, ma io innanzitutto volevo ringraziare il Presidente De Luca per l'ideazione e il sostegno ad una rassegna internazionale per eccellenza di contenuti e dei protagonisti. Gli artisti interpellati ogni anno esprimono immediato entusiasmo per esibirsi con noi nella Reggia di Caserta. Grazie al Sindaco di Caserta, alla direttrice della Reggia, per una sinergia vincente e virtuosa. Grazie al Presidente di SCABEC, il Direttore e tutto lo staff generale di SCABEC. Anche per questa edizione puntiamo a un grandissimo successo, una rassegna wow straordinaria per gli artisti coinvolti e gli spettacoli proposti. L'omaggio a Vanvitelli, Zucchero, Bolle, Placido Domingo. Siamo pronti a soddisfare ogni gusto e desiderio con spettacoli originali immaginati per l'incantevole scenario della Reggia. Saranno serate fantastiche, serate magiche, vivremo un'emozione e coinvolgente esperienza di bellezza condivisa. Un'estate da re è infatti anche un messaggio per l'umanità. Evochiamo e pratichiamo in tempi così complessi e divisi l'arte ed il bello per un nuovo umanesimo solidale. Il tutto con prezzi decisamente accessibili a tutti e popolari. L'arte è di tutti e per tutti. Si parte il 13, come diceva Tiziana, la direttrice della Reggia, il 13 luglio si parte con uno spettacolo suggestivo e originale. Vanvitelli all'opera, un'intervista molto musicale al grande architetto interpretato da Mariano Rigillo, attore napoletano, con Enzo Salomone nelle vesti di Franco Zeffirelli intervistatore, e celebriamo anche i 100 anni dalla nascita del grande maestro Franco Zeffirelli. Il testo è stato scritto da Stefano Valanzuolo, si avvale delle revisioni e scelte musicali del maestro Eugenio Ottieri, che ringrazio, che seleziona nell'ascolto i proposti di grandi passioni musicali dell'illustre architetto nella Napoli dei suoi anni, nel 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli e nel contesto della nascita di Franco Zeffirelli, si omaggiano i due artisti nello stile e nelle famose interviste impossibili radiofoniche legate al fascino e al mestiere di scrittori illustri. In scena ci sarà l'Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno, diretta da Giuseppe Galeano, un altro giovane del nostro territorio, con le voci solisti di Bruno De Simone, Giuseppe Giordano, Lorenzo Martelli e Marilena Ruta. L'intervento sarà trasmesso, vi chiedo scusa, ecco qua, sarà trasmesso
Sarà trasmesso in streaming e questo avviene nella Cappella Palatina, maestro, è l'unico spettacolo nella Cappella Palatina, tutti gli altri sono nel cortile. Sarà nella Cappella Palatina trasmesso in live streaming su tutti i canali di Un'estate da Re, della Regione Campania e della Reggia di Caserta e sull'ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania, cultura.regione.campania.it. Poi il 22 luglio ci sarà questo gran galà di Roberto Bolla in Friend, prodotto da Arte Danza, arriva alla Reggia di Caserta per infiammare il pubblico in una serata che riunisce sullo stesso palcoscenico i migliori protagonisti della danza internazionale. Il 24 e 25 luglio sarà la volta di questo tour mondiale di Zucchero, uno dei, secondo me, uno dei più grandi esponenti del blues, che ci regalerà due serate da sogno e porterà tutti i suoi grandi successi che ha fatto in questi 50 anni di attività. La kermesse si chiuderà il 3 di agosto, ci sarà il ritorno di Placido Domingo perché il maestro era già venuto alla Reggia il 2020, quindi ritorna alla Reggia per una serata conclusiva ricca di sorprese. Sarà cantante, sarà direttore d'orchestra, dirigerà l'orchestra filarmonica. Visto anche il grande successo di questa kermesse Un'estate da Re, ci sono molti artisti, tanti, che vogliono prendere parte e essere ospitati da noi. Quindi chi più del maestro Domingo riesce con i suoi contatti a regalarci una serata di stelle internazionali della musica. Vi assicuro che ci saranno tantissimi ospiti del panorama internazionale della musica. Questo è quanto anche l'ottava edizione. Mi auguro che possa soddisfare un po' tutti i gusti di tutti e quindi avere un'altra bellissima rassegna. Grazie a voi tutti per l'attenzione e ci vedremo alla Reggia di Caserta. Grazie. Grazie ancora al direttore Marzullo. Vi ricordo dall'8 giugno la vendita dei biglietti, tutte le info sul sito del SCABEC, Regione Campania e quant'altro. Conclude il nostro incontro il presidente Vincenzo De Luca. Grazie, grazie. Un saluto a tutti gli ospiti. Carlo Marino, sindaco di Caserta, alla dottoressa Maffei che ci offre la disponibilità ovviamente di accoglierci in questo straordinario monumento che è la Reggia di Caserta, al maestro Marzullo, il quale vi ha annunciato che è un'edizione che garantisce per ogni gusto e desiderio, e mi pare un po' troppo. Sono tempi fluidi, quindi mi manterrei prudente, quindi diciamo che garantiamo un'offerta culturale varia, ecco, questo mi pare più calibrato. Chiederei agli amici della stampa di fermarsi dopo un attimo, perché vorremmo farvi con il dottore Conenna, direttore generale del Santo Bono, darvi una notizia invece di straordinaria importanza per quanto riguarda la sanità per i bambini. Allora, l'ottava edizione di Un'estate da Re, eravamo partiti da un'idea che nasceva ovviamente dalla straordinarietà del monumento, che io continuo a ritenere la reggia più bella del mondo, per la sua classicità, la sua maestosità, e partiva anche da una intenzione esplicita di valorizzazione del monumento, a mio parere non valorizzato come meritava, e dell'area casertana che meritava un evento culturale un po' di rilievo internazionale che potesse crescere negli anni e diventare permanente. Siamo arrivati all'ottava edizione, per quello che ci riguarda siamo pronti a festeggiare anche la 16ª edizione, quindi non abbiate dubbi, saremo qui insieme con voi. È veramente un impegno straordinario che manteniamo. Vi prego di credere che mantenere questo livello di progettazione in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo. Carlo seguirà come me le vicende che riguardano capitoli finanziari essenziali che sono bloccati. Beh, mantenere questi impegni è davvero molto molto significativo. Ringrazio ovviamente anche gli amici di SCABEC,
che ci accompagnano come strumento operativo un po' della Regione Campania e sono uno strumento prezioso per concretizzare questi investimenti che facciamo un po' in tutto il territorio. Allora, Zucchero, effettivamente ce n'è per tutti i gusti, diciamo sul piano artistico, Zucchero, almeno per quelli della mia generazione, è una suggestione, nel senso che ci ha accompagnato con tante sue canzoni, ma anche con tante sue performance in anni un po' più facili di quelli che viviamo oggi. Roberto Bolle non merita nessuna sottolineatura, Placido Domingo sarà qui, sarà credo anche alla Scala, sarà in altre parti d'Italia, rimane comunque una figura emblematica e straordinaria del mondo dell'opera, della lirica, e sarà davvero un piacere qui ospitarlo anche a Caserta. Voglio fare solo una sottolineatura che riguarda invece il rapporto con Vanvitelli. Ecco, questa è un'occasione unica, nel senso che questo evento cade nel momento in cui noi abbiamo avviato come regione l'anno dell'architettura e capita questa iniziativa promossa dalla regione nell'anniversario della morte di Vanvitelli, che è davvero un personaggio straordinario. Ne ha parlato la direttrice. Veramente questo ci consente di tenere insieme la grande architettura, la musica classica, la lirica. È un modo per proporre una delle realtà più significative della storia culturale del nostro paese, del patrimonio culturale del nostro paese. Che poi questo evento sia, come dire, veicolato da Mariano Rigillo, che è un altro grandissimo artista che abbiamo qui nel nostro territorio, dà un particolare fascino a questa commemorazione di Vanvitelli nella sua reggia, nell'anniversario della sua morte, nell'ambito di questa iniziativa straordinaria che abbiamo promosso per l'architettura contemporanea nel nostro paese. Che si leghi anche all'anniversario della morte, i 100 anni di Zeffirelli, è qualcosa, è una suggestione che rende ancora più ricco l'evento di quest'anno di Un'estate da Re. Siamo partiti con un atto di fiducia e di speranza nel futuro. Lo riconfermiamo, vi riconfermiamo che ci muoviamo su tempi medio-lunghi, quindi avrete modo di godere ancora a lungo dell'estate da Re a Caserta. Vi aspettiamo lì. Abbiamo avuto negli anni passati momenti veramente di grandissima suggestione, con Morricone, con opere liriche che abbiamo prodotto lì, con i Carmina Burana, che ricordo, la parte finale. Mi fermo qui, se no Marzullo ci fa tutta la storia di Carmina Burana e non è il caso. Comunque abbiamo avuto avere momenti di grande, grande bellezza, di grande suggestione, che ci hanno trasportato in un'altra dimensione di cultura, ma anche di rapporto con la vita e con la natura. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Estate da Re a Caserta. Grazie Presidente. Come già detto, il primo spettacolo il 13 ad Invito, sul sito ovviamente sarà possibile accreditarsi, porte aperte a tutti, in Cappella Palatina, tutti gli altri nel meraviglioso cortile che ha ospitato gli eventi richiamati dal Presidente. Prego, il direttore Marzullo, se lei si accomoda nella sedia successiva, lasciamo libera per il direttore Conenna, quella accanto al Presidente, perché come preannunciato dal Presidente De Luca c'è da dare un'importante notizia che riguarda il Santo Bono Pausilipun. Direttore, si accomodi accanto al Presidente. Presidente, facciamo intervenire prima il direttore. Prego direttore, ci illustri di cosa si tratta. Esiste una grave malattia che si chiama atrofia muscolare spinale, che colpisce i bambini e che da alcuni anni ha una terapia risolutiva che, se somministrata in tempo, cambia il destino di queste persone, che diventano sostanzialmente sane. È uno dei farmaci più costosi al mondo. La somministrazione unica costa circa 2 milioni di euro
e che la Regione Campania garantisce già da alcuni anni, facendo del nostro centro, di cui è presente qui il dottore Varone che è il direttore, il primo centro per quantità di somministrazione di questo farmaco. Però oggi stiamo parlando di una novità veramente rilevante, vale a dire su un impulso della Regione si è deciso di fare a tutti i bambini neonati uno screening per sapere se sono portatori di questa malattia. Questo significa la possibilità di riconoscere molto presto la malattia e quindi di dare il massimo valore possibile e l'espressione alla terapia, perché quanto più precoce la terapia viene fatta, migliore il risultato. Ecco, ieri il dottore Varone e il suo staff hanno somministrato il farmaco ad una bambina di 21 giorni, che è una specie di record, e quindi questo porterà probabilmente veramente alla risoluzione di una bambina che non vivrà una breve vita di handicap, ma una vita di persona normale. Questa cosa è bella per un motivo, perché al di là del valore, insomma, del staff, del Santo Bono, il Dipartimento di Neuroscienza è quello che è maggiormente impegnato soprattutto nell'intercettare la mobilità extraregionale, ormai per le patologie più complesse da alcuni anni, le neurovertebrali, la medicina del sonno, gli impianti nel tronco dell'encefalo per i problemi acustici. Stiamo facendo un accordo con Palermo per portare lì il nostro staff e quindi drenare anche parte dell'Italia meridionale. Di fatto abbiamo intercettato la mobilità, ma questo è quello che riguarda il Santo Bono. Questa cosa invece vale perché è una cosa che è il sistema regione che ha prodotto una risposta straordinaria, a partire dall'ente regione, dall'assessorato che hanno predisposto il progetto, da tutti i centri nascita che stanno operando per fare gli screening. La bambina di cui stiamo parlando è nata al centro nascita del Federico II, il Change che rapidamente fa le indagini e poi il Santo Bono che procede alla terapia. Quindi quello che vogliamo sottolineare qui, che questo grande successo, fare un farmaco salvavita a una bambina di 21 giorni che censiamo oggi nella nostra regione, è frutto di un valore sempre più forte del sistema e dell'integrazione tra le varie componenti del sistema salute della Campania. Grazie. Presidente. Grazie. Grazie al direttore Conen, abbiamo voluto approfittare della presenza degli organi di informazione, ma ci pareva talmente bella e significativa questa notizia che volevamo darla subito. Ovviamente devo ricordarvi che già da tempo noi eseguiamo controlli su tutti i bambini che nascono per quanto riguarda le malattie rare e malattie ereditarie per garantire la tranquillità di vita, ma in questo caso, trattandosi di una terapia genica che collaborazione con Change e Novartis la regione finanzia con costi enormi, ma trattandosi di una terapia genica che salva la vita se somministrata nei primissimi giorni di vita, la bambina in questione aveva 21 giorni di vita. Provate a immaginare il destino di questa bambina, da un destino sicuro di morte o di calvario a una vita normale che viene offerta. È qualcosa che ci deve inorgoglire, consentitemi di dirlo, di sottolinearlo. È una delle tante cose straordinariamente belle che facciamo in Campania, ma di cui non si parla. Ma non è un problema, l'importante è farle le cose e salvare la vita dei bambini. Vi ringrazio. Bene. Grazie a tutti voi, buona prosecuzione di giornata. Il Presidente adesso risponderà alle domande. Ripeto, in sala c'è anche Eugenio Ottieri per Massimo, forse dobbiamo fare